La motivazione principale che ci ha portato a fare la scelta della ripubblicizzazione deriva da una valutazione, soprattutto di tipo politico, prima ancora che giuridico, sull'esito del referendum. I cittadini reggiani al 70% hanno partecipato al voto e la quasi totalità ha votato sì, che ha avuto come conseguenza non tanto il fatto che ci sia un obbligo alla ripubblicizzazione, ma sicuramente che il messaggio che i cittadini hanno mandato era nella direzione di avere una gestione più pubblica di quella del passato. Le aspettative legate alle società quotate, non solo a Reggio Emilia ma nel resto d'Italia, sono aspettative in parte deluse. Gli investimenti non erano aumentati, il rapporto e la condizione, insomma, che portava i sindaci nei decenni precedenti a poter decidere dei propri investimenti nel territorio, era una situazione che era gradualmente venuta meno. L'insieme di queste caratteristiche ci ha fatto dire cambiamo rotta rispetto alla società quotata e andiamo verso un'azienda pubblica. Il contesto reggiano è molto particolare. Le falde acquifere sono sotto i nostri piedi, sono tutte nel nostro territorio. La relazione tra le diverse città, tra i diversi acquedotti, è una relazione che da sempre è integrata, perché da 40 anni esiste un consorzio che gestisce il servizio idrico in maniera integrata. La quantità e la qualità degli investimenti è sempre stata elevata. Qual è il punto? Il punto è capire come mantenere una condizione di questo tipo. IREN non ha smantellato questo tipo di rapporto positivo che c'era nel territorio, perché il processo di integrazione con le altre attività, quindi l'energia, il gas, i rifiuti, non è andato a compimento come è andato a compimento invece in altre realtà del nostro paese. Quindi eravamo proprio nell'ultimo momento utile per poter evitare un passaggio, cioè la gara, che dal nostro punto di vista avrebbe peggiorato la situazione, e riprendere invece ciò che di buono c'è stato nei passati decenni. Ci sono alcune aspettative che riguardano un nuovo soggetto che in un qualche modo fanno parte del dibattito pubblico. Sicuramente dovrà essere un soggetto sobrio, non potrà avere amministratori delegati strapagati che ottengono liquidazioni milionarie nel momento in cui decidono di cambiare lavoro, nel momento in cui non conseguendo gli obiettivi vengono messi alla porta. Dovrà essere un soggetto in grado di realizzare gli investimenti che vengono chiesti dal territorio e di aprirsi ad una dinamica di partecipazione diversa anche dalle stesse aziende pubbliche del passato. In questo è molto importante il coinvolgimento dei lavoratori, ma anche dei cittadini, oltre che degli enti locali, perché gestire il servizio idrico significa curare una parte fondamentale della pianificazione ambientale. Dai corsi d'acqua dell'Emilia si arriva al Po e dal Po si arriva nell'Adriatico, e tutto incide sulla qualità complessiva dell'ecosistema. Gli esempi positivi noi li abbiamo già potuti vedere. Nel Triveneto esistono società che funzionano, quella di Verona, quella di Vicenza, ma in particolare è stata Gorizia il nostro punto di riferimento principale. Una società che su 170.000 abitanti e un fatturato che si aggira complessivamente intorno ai 25 milioni di euro annuo di bollette, riesce a realizzare 11 milioni di euro di investimenti, grazie alla qualità del management e grazie alla capacità di pianificare insieme al territorio le esigenze dei cittadini e della gestione del servizio idrico. Il percorso per arrivare a costituire un soggetto di totale proprietà pubblica è un percorso partecipato. Abbiamo coinvolto sindacati, il Comitato Acqua Bene Comune, le rappresentanze di tutti coloro che hanno a che fare con l'acqua, quindi dagli agricoltori alle imprese, nella volontà di costruire un vero e proprio forum che pubblica i propri atti, pubblica gli esiti del proprio lavoro e crea le condizioni perché si apra un dibattito a livello cittadino. Il tema non è semplice: per arrivare a costituire una società interamente pubblica partendo da un'azienda quotata, bisogna pensare allo scorporo del ramo idrico da questa azienda quotata, individuare il valore che ha questo ramo, in particolare il valore degli investimenti non ancora ammortati, sono investimenti che stiamo già pagando con le nostre tariffe, ma che sono ad oggi di proprietà di IREN, e prima del termine del piano di ammortamento spostarli dentro al nuovo soggetto pubblico. Quindi, di fatto, ciò che pagavamo con le tariffe lo continuiamo a pagare sempre con le tariffe, ma il processo prevede delle analisi e delle perizie che sono tutt'altro che semplici da mettere in fila. Noi lo abbiamo fatto con la volontà.
siamo nella fase oggi in cui le perizie hanno prodotto un dato che verrà sottoposto ai sindaci per capire come andare a reperire le risorse finanziarie, quindi come contrarre nuovi debiti per riuscire a ereditare quelli di IREN, quelli dell'attuale gestore, e gradualmente con un piano di investimenti credibile poterci presentare agli istituti di credito per riuscire a fare questo importante passaggio. Dicevo un passaggio difficile, è un passaggio che implica una forte volontà delle amministrazioni locali. Da un lato c'è l'essersi tolti tutti i problemi, perché di fatto la gestione attraverso una società quotata ha sgravato di molto le responsabilità dei sindaci. Ma questo che cosa significa? Perdere il controllo, perdere la capacità di rispondere ai cittadini. E quindi questo è un beneficio enorme che nel rapporto tra ciò che ci si rimette e ciò che ci si guadagna va decisamente a favore di ciò che si ci guadagna nel momento in cui si va a realizzare un soggetto pubblico. Come andare a realizzare dal punto di vista finanziario questo tipo di percorso? Questa è un po' la domanda che tocca a tutti quanti ed è il punto sul quale si dice è impossibile andare verso un'azienda pubblica. In realtà la finanziaria ad oggi consente il fatto che si possa gestire attraverso un soggetto pubblico in base alle nostre regole regionali, che abbia una dimensione provinciale, comunque non inferiore al gestore, al bacino precedente, e deve essere in grado di poter ereditare il piano di investimenti. Ereditare il piano di investimenti non significa che i comuni, se è, ipotizzo una cifra, di 100 milioni di euro la quantità di investimenti non ancora portati in ammortamento, allora i comuni devono reperire queste risorse in toto. Bisogna semplicemente che siano in grado di contrarre un prestito, esattamente come quando un cittadino va davanti a una banca per chiedere un mutuo su un'abitazione che vuole acquistare, che sia sostenibile dal punto di vista economico-finanziario, cioè le tariffe che ogni anno entrano, più una quota di capitale che viene messo a disposizione, o come risorse vere e proprie, difficile oggi per i comuni, o come pegno rispetto a proprie proprietà, rispetto ad azioni che detiene, per esempio, in società quotate, queste risorse devono poter consentire di contrarre il debito utile al passaggio vero e proprio dal punto di vista finanziario. Se la tariffa è già in equilibrio, cioè è stata concepita negli ultimi anni in maniera tale che gli investimenti già prima fossero sostenibili, non esistono aggravi per i cittadini. Anzi, la possibilità di controllare gli investimenti, di poter controllare le variabili finanziarie che stanno dietro gli investimenti, sono un vantaggio che nel medio periodo, anche nell'immediato, possono produrre una riduzione delle tariffe. È evidente che se il servizio idrico di per sé si basava su una tariffa troppo bassa, in quel caso gli aumenti tariffari ci sono, ma ci sarebbero comunque perché anche attraverso una gara è AEG che definisce con i propri parametri come andare a rendere sostenibile il piano economico finanziario. Mettere in sicurezza la ripubblicizzazione significa semplicemente scegliere il modello in-house, che è un modello che per legge non può prevedere quote di partecipazioni private, deve lavorare esclusivamente nel territorio che è proprietario dell'azienda o della società e soprattutto deve operare solo nel ramo dell'idrico, non deve mettersi a svolgere attività a mercato. Se a ciò si abbinano due condizioni, cioè la possibilità di avere la partecipazione dei lavoratori e di cittadini negli organi di governo e l'impossibilità di redistribuire utili, possibilità che nello statuto anche di una SPA può essere inserito, a quel punto si ha un modello che è esattamente identico sia che si vada nella direzione di un'azienda speciale pubblica sia che si vada nella direzione di una SPA. Qual è il nodo? Noi prioritariamente vorremmo l'azienda speciale perché è un modello che è più conforme alla possibilità di una gestione dal punto di vista giuridico proprio completamente pubblica. Va detto però che non è detto che di fronte alle normative finanziarie, di fronte alla possibilità di garantire il debito che si va a contrarre dalle banche, siano le stesse banche a considerare allo stesso modo l'azienda speciale e l'SPA. Quindi da quel punto di vista la priorità è fare un soggetto interamente pubblico. La priorità è non dividere gli utili e avere i lavoratori nell'organizzazione, nella gestione di questo servizio insieme ai cittadini. Questa priorità viene prima di tutto. Se perdiamo tempo a discutere di un'azienda speciale che poi non ci porta a realizzare il soggetto pubblico, allora io dico meglio una SPA.
Ma da questo punto di vista io non entro nel merito delle scelte fatte da un'altra provincia perché dipendono dalla qualità e da come è percepito il servizio in quella provincia. Quello che per me è importante però è definire una vera differenza. La gestione dei rifiuti è un modello replicabile, è un modello che un soggetto pubblico o privato può proporre in un territorio piuttosto che in un altro su dei canoni molto definiti, con dei costi anche definiti. Costo di svuotamento dei cassonetti in una città di pianura è uguale sia che si chiami Forlì sia che si chiami Reggio Emilia, o perlomeno deve tendere ad esserlo. Quello che invece fa differenza è la necessità di fare investimenti e soprattutto il forte legame che esiste tra la risorsa, in questo caso l'acqua piuttosto che i rifiuti, ed il territorio dove viene gestita. La differenza è davvero grande, anche in termini di professionalità che esistono nell'uno e nell'altro settore. Se esistono le condizioni dal punto di vista finanziario per non aumentare le tariffe, per avere il patrimonio, se si ha già in proprietà pubblica le infrastrutture legate ai rifiuti, una gestione pienamente controllata dal pubblico nel momento in cui è efficiente è sicuramente preferibile. Se le condizioni non esistono, il ramo dei rifiuti è un ramo che ha una diversa necessità di essere controllato e anche un diverso impatto nella pianificazione complessiva ambientale di un territorio. In Italia esistono realtà di grande qualità, sia gestite attraverso gara, sia gestite attraverso aziende pubbliche. Rispetto invece al giudizio che nell'idrico si ha laddove si va verso la gara, il quadro è molto diverso.